Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino a vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Bentrovati dalla redazione in studio Rosario Cauchi. Passiamo subito alle notizie. Apriamo con la pagina dedicata alla politica. Il centrodestra prende tutti in contropiede e si mette definitivamente alle spalle qualsiasi trattativa con la giunta. Nelle scorse ore, in maniera ufficiale, anche attraverso posta certificata, è stata presentata una mozione di sfiducia al sindaco Domenico Messinesi e alla sua giunta, per ora dimezzata. Sono già 12 le firme, quindi la mozione dovrebbe arrivare in aula senza altri tentennamenti. Il gruppo di centrodestra ha firmato compatto insieme agli indipendenti Angela Di Modica e Vincenzo Cirignotta. Per giorni, seppur in sordina, i partiti di centrodestra e referenti in consiglio comunale si sono mossi proprio con l'obiettivo di sondare il campo. L'azzeramento parziale della giunta non è piaciuto a nessuno e ora quelli di centrodestra rompono gli indugi. Intanto in consiglio comunale è bocciato il piano delle alienazioni e niente voto sul documento unico di programmazione, tutti atti propedeutici al bilancio di previsione 2017. La giunta del sindaco Domenico Messinese quindi è sempre più in difficoltà, quasi isolata in consiglio comunale. La cronaca adesso: fiamme nella notte nel cuore del quartiere Carrubazza. Un incendio ha distrutto la Fiat Panda intestata ad una casalinga settantenne. Il rogo si è sviluppato in via Alpi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della radiomobile e i vigili del fuoco. L'ipotesi più accreditata dopo una breve tregua di qualche giorno è quella del rogo doloso. Ancora cronaca: è stato trovato privo di vita in un'abitazione di via Ghirlandaio a Sette Farine. Si tratta di un uomo di circa 50 anni. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato e i vigili del fuoco. Dagli accertamenti sembrerebbe che abbia perso la vita per cause naturali, anche se le ultime verifiche sono ancora in corso. Chiudiamo con la vicenda delle compensazioni ENI. La giunta ha deciso di dare un'accelerata al protocollo d'intesa che prevede compensazioni appunto per 32 milioni di euro, una delibera firmata lo scorso 7 dicembre, da attuazione ai singoli accordi sottoscritti. Tra i progetti da finanziare c'è la ristrutturazione dell'ex casa albergo, la costituzione di un fondo di progettazione, ma anche la fondazione di comunità, poi la riqualificazione di risorse archeologiche e turistiche, la valorizzazione urbana e il decoro delle facciate degli edifici per l'efficientamento energetico.